solo che è molto affranto, questo sì, però nessun'altra parola posso dirvi perché non lo so. Ma spero che oggi o domani l'avvocato mi dica qualcosa. Ma lei crede nella sua innocenza? Pensa che sia stato lui o no? Io sono la sua mamma, quindi mi pare impossibile che mio figlio abbia fatto una cosa del genere. Cosa ha pensato quando ha sentito la notizia? Devo dire che per me il mondo è finito. Per una mamma il mondo è crollato ed è difficile. C'è solo un bambino di 3 anni, che è l'unica cosa che io devo assolutamente... Come li aveva visti nell'ultimo periodo? Come li aveva visti nell'ultimo periodo? Ma io non li ho visti male, se devo dirle la verità. Assolutamente. Come avete preso la notizia dell'annullamento delle nozze? Lui come l'ha presa? Non bene, però lui ha detto che deve andare avanti per il figlio. Ma litigavano spesso nell'ultimo periodo, c'erano problemi? Che sappia io, sinceramente no. Un pensiero per Giada, signora. Giada, posso dire che era una bravissima persona che lavorava tanto. Posso dire una cosa? L'ha detto che appunto a suo figlio, quindi... Sì. Pronto il perdono, io sono una mamma, vorrei prima capire che cosa è successo. Ci sono tanti però indizi di colpevolezza anche molto gravi. Lo so, però non, come vi ho detto, mi sono solo state raccontate perché non guardo neanche più la televisione perché mi sono spaventata. Lei spera nella sua innocenza però non è convinta? Non mi faccio nessun pensiero, né bene né male. Voglio prima capire. Voi vi siete chiesti, signora, dove ho sbagliato, se ho sbagliato qualcosa? Beh, sicuramente una mamma se lo fa sempre pensiero dove ho sbagliato, però come ho detto già non posso dire niente perché non... Lo vedrà in carcere, lo vuole vedere in carcere, lo vuole vedere, lo incorporerà in carcere. Sì, sicuramente appena l'avvocato mi darà il nulla osta lo farò sicuramente.